segni e cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mais une dernière fois mon derrière. Il est d'accord. Monsieur dorme ancora, non lo svegliamo. Le note. Ma un pigrone il signore! gran serata, porca vacca, sì. Sono andato al banchetto annuale dei Lapaden, dove io ero uno degli allievi più mediocri. Ebbene, dunque, lei, mia moglie, non voleva che io andassi, no? E perciò ho fatto finta di avere un'emicrania, sono sgattaiolo dal letto e poi via da Befur, dove era il banchetto. Oh, del gran banchetto! Che sete che ho! Credo di essermi ubriacato un po'. Io, un uomo tutto d'un pezzo. Oh. E poi, ah sì, ci hanno servito dei camerieri con dei cravattini tutti bianchi, poi pomarda, champagne, madeira,
Che seratona! Alla mia destra avevo un notaio, tutt'altro che divertente. Alla mia sinistra un piccolo produttore di bottiglie che ci ha intrattenuti tutta la sera con una canzoncina alquanto spinta. Sì, era davvero spinta. Dovrò chiedergli il testo. E poi le mie idee iniziano a confondersi dall'insalata. Ho mangiato l'insalata? Impossibile da ricordare il vuoto più totale. E poi, come sono tornato qui? Ho un vago ricordo di essere stato vicino all'Odeon. Sì, e poi mi ritrovo qui a casa mia, in Rue de Provence. Era davvero l'Odeon. Accidenti, il vuoto più totale. Le 9:30, affrettiamoci a vestirci, accidenti. Oh, se no chi la sente, mia moglie? Ma non è qualcuno russo nella mia alcova? Ma non è che per caso ieri sera ho rimorchiato qualcuno senza accorgermene? E di quale sesso? Ma oh, finalmente sei sveglio! Mia moglie! Bello, mi baci? Sì! Finirà per svegliare la persona che sta dormendo! Cosa hai detto? E niente! Dico, andiamo a fare una passeggiata sul viale! Il viale? Ma se non ti sei nemmeno vestito! Ah, è vero! No, niente, mio stomaco, sono dei crampi terribili dallo stomaco. Allora stai male? Sì, sto male. Ma allora torna a letto. No, andiamo sul viale, sto bene. Andiamo sul viale. Sul viale? Cosa stai facendo? Niente, dicono che così smette. Ma che diavolo stai facendo? Dicono niente, dicono che così smette, ma io mi vado a cambiare che abbiamo le altre. Cos'è questo? Cosa? Una giacca bionda? Ma allora è una donna, ho rimorchiato una donna. Dannazione! No, ma questo è... Parla! È un regalo per te. C'è già capito? Sì, ma per il futuro, caparanno. Ah, senti, dai. Preparati, che abbiamo il battesimo del piccolo Cotard. Siamo padrino e madrina, ti ricordi? Sì. Andiamo, lo stai facendo? Tu mi dici, siamo padrino e madrina. Io ti dico, brava, hai ragione. Senti, io non so cosa hai oggi. Ok? Io non vado a finire di sistemarmi. Sì. Si fa colazione fra un quarto d'ora. Va bene. Presto, signorina! Uscite! Signorina, presto! Presto, signorina! Chi è che mi chiama? Cos'è che volete? Cosa voglio io? Sì. Ma cosa ci fate voi nel mio letto? Il vostro letto? Ma perché? Dove mi trovo? Ma a casa mia, signore, in Rue de Provence! Rue de Provence? Ma si trovi dove ce l'ho? Esigo una spiegazione immediatamente! Ma come mi permettete di tenermi prigioniero? No, prigioniero, questa è bella! Sappiate almeno spiegarmi come mai mi trovo nel vostro letto, se neanche vi conosco! Ma nemmeno io vi conosco! Ma dove salta fuori questo animale? Ma fate pure! Come no, una sete che mi sembra di essere un drago! Ma sì, come se fosse a casa vostra, Che idea! Ma, sentite, non è che eravate al banchetto da Vefur? Ah sì, ma perché me lo chiedete? Ma allora siete un lavadello, eh? Anche io sono un lavadello. Ah sì? L'engrume, tutto risolto, l'engrume, l'engrume. L'engrume, un gran cretino di primordine. Ecco che mi riconosce subito, eh? E io mi Sting. Bravo, mi ricordo, Miss Sting, primo premio in versi latini, l'allievo Miss Sting nato a Chablis. Sì, si è stupidi quando si è giovani. Oh, porca manca, che gran sede anch'io, Ma come stai? Ah, non sei male, grazie. E tu? Bene. Il bravo Miss Sting, Il bravo Englumè. È strano come abbia il naso rosso.
perché questo qui ha un arredamento proprio pacchiano. Il grande gli Sting! Il grande Lenglumè! È curioso come da quanto tempo non ci si vede così, eppure non si ha niente da dirsi. Sì. L'egregio mi Sting! L'egregio Lenglumè! Ma mi spieghi come mai ti trovavi nel mio letto? Guarda che ne so. Io mi ricordo soltanto che ieri sera già la prima portata di pesce ero praticamente ubriaco. Ah, io ho iniziato dall'insalata. Sì. Poi cosa abbiamo fatto dopo? Non lo so. So solo che mi sono perso, tra l'altro, riflettendoci, quell'ombrello con una testa di scimmia sopra, un ombrello che mi ha prestato. Potremmo. Come me, proprio anch'io, ho tutto un fazzoletto con le mie iniziali sopra. Potremmo aver commesso delle atrocità. Questo non lo so. So solo che io ho un debole per il Falerno, il vino, come dice Orazio. Coclite? No. Flacco, ma primo premio in pezzi latini, dovresti saperlo. Ma chi si ricorda, è passato così tanto tempo. Flacco, guarda. Mamma mia, che sedio, sete. Io questo qui proprio non me lo ricordo per niente. Ma comunque, oramai che ci siamo ritrovati, no? Ti fermi a fare colazione con noi? Tranquillo, si può fare. Bene. Allora, dove ho messo le chiavi della cantina? Noccioli di ciliegia. E io noccioli di prugna. E da dove salta fuori questa piantagione? Ma certo, ma è curiosa, curiosissima. Qua poi d'altronde chi è che non ha una piantagione di alberi e frutta in fondo al viale? Grazie per le tue parole incoraggianti. Ma che naso rosso che ha. Eccolo, il signore non è più da solo, ma si è sdoppiato. Che ci fai qui? Ho riportato i vostri vestiti. Sì, appoggiali lì, guarda. Ah, però che bella domestica. Vai. Ma come è entrato? A proposito, Carmela, a colazione apparecchia per tre, Io ho un mio amico con te. Certamente, signore. Bene. Sì, ci parliamo là, Ma come diavolo è entrato questo? Tra poco ti presenterò mia moglie. Sì. Mi raccomando, non dirle niente del banchetto dei Labadelli. Stai tranquillo. Comunque pensavo, no? Primo premio in versi latini. Beh, devi avere una bella carriera, no? Sì, sai, non mi posso lamentare. Sono poi diventato un capo Di divisione? Di battaglioni! No, sono diventato un capo. È di una famiglia numerosa! Sono diventato un capocuoco! Va bene, un capocuoco, Senti, ma non è che c'hai anche un rasoio che mi vuole fare della barba? No, mi dispiace, io si è rotto. Ho invitato un capocuoco a colazione. La cosa non mi piace affatto. Sai, ci dovremmo anche sbrigare a fare colazione, perché poi in serata lascio la Francia. E come? Dai, vado nel Ducato di Brunswick. Che peccato averti qui per così poco tempo. Che disgrazia essere in balia degli altri. Sì. Dai, è un posto meraviglioso. Mi danno del 5.000 franchi e anche il duco. Com'è banale, se solo potessi lo farei mangiare in cucina. Eccoci qua. È curioso. Che cosa? Anch'io ho del carbone! Anche tu del carbone! Carbone! Ma certo che è curioso! Ma non è che la scorsa notte abbiamo fraternizzato con qualche carbonaio! È porco, buono! Sei pronto? Sì, eccomi! Chi è quel signore? Un notaio!
notaio. Ah, un notaio, sì. Beh, perché non mi presenti? Sì, calmo. Ecco qui, cara Miss Tingle, nato a Chablis. Sì. E capo di una famiglia numerosa. Signore. Signora. La colazione è servita. Oh, bene, a tavola allora. A tavola. A tavola. Sì, certo, la padella, no? E tutti in occhio l'argenteria. Come l'argenteria? Sì, tavola. Tavola. Oh, che bontà. Proprio adatto al giorno del battesimo. Sì, fate caso, Ah, ma questa salsa è completamente sbagliata! Eh? Ma sì, ma quando la faccio io senza salsa? Ne vuoi un po', mia cara Lulutta? Però dell'acqua, visto che la salsa è cattiva. Io in realtà quando la faccio ci metto prima le cipolle e le faccio andare lentamente, poi aggiungo un bel bicchiere di vino bianco e faccio andare a fuoco molto lento, giro. Che sono notaio? Carmela e giornale! Ma c'è, non è stata la prima del primo piano per leggere il suo nuovo romanzo? Lei non mangia, madame Lulu. Mi chiamo Lulu! No, è un lapsus, vuoi dei biscotti? No, non ho fame. Eccolo, è un po' vecchio, ma dopo tutto è di 20 anni fa e lei mi legge solo i fatti di cronaca, neanche si è accorgerà della data. Ebbene, questo giornale? Eccolo, signora. Già aperto. Vuoi dell'acqua? No, grazie, sono a dieta. Ah, ecco il motivo del naso rosso. Che vento terribile! Cosa? Questa mattina in Rue de l'Ursine è stato trovato il cadavere di una giovane carbonaia orribilmente mutilato. Ah, che orribile! Vuoi un altro biscotto? Si presume che gli assassini fossero in due. No, due contro una donna è qualcosa di terribile. È un po' salato il biscotto. E la giustizia è sulle tracce dei colpevoli grazie a due prove schiacciate. Dai, sono contentissimo. Un ombrello verde di pregiata fattura. Ah, proprio come quello del cugino Popera. Perdi caso. E un fazzoletto con la scritta J.M. Scherzano tutti i capelli. Che i due banditi che erano stati di Brett, è vero, hanno dimenticato in vicino un sacco di carbone che la vittima stava trasportando. Carbone! Carbone! Ah! Niente! No. Perché se te la fa usare? No, grazie. No, grazie. Andiamo, non lo prenderemo, no. E allora il caffè? Oh, no, ho finito. L'abbiamo finito. E che diavolo tengono le mani sotto al tavolo? Signora, il signor Picard è nel soggiorno? Oh, mio cugino, il padre del nostro figlioccio. Oh, io. Siamo tra di noi a commettere il terribile omicidio? Io non osavo dirlo. È terribile! E io che sono così cordiale quando bevo. E adesso che cosa facciamo? Forse dovremmo lavarci le mani. È una canaglia, è mattino d'arguzia. Eh sì, presto, un po' d'acqua! Una spazzola del sapone! Andiamo a lavarci le mani, sì! Oh, sì. Prego. Oh. Ah. Siamo alla padella! Sì. Noi siamo persone per bene! E poi se dobbiamo passare per persone oneste dobbiamo avere le mani pulite. Ah sì, hai ragione, ma dimmi, la tua coscienza chi la laverà? La coscienza, amico mio, non si vede, non è un problema. Oh, hai ragione! Cugino! Sì,
entra! Shh, parla piano, arriva, non ci sono. Entra, cugino. Entra pure. Beh, cosa ci fai qui? Io vedi, io, mia cara... Ci stiamo lavando le mani! Sì, sì, non erano affatto nere! No, anzi! Siamo la Baden! Tra la Baden ci occupiamo del lavaggio! Soggetti singolari! Che disturbo, cugino! No, 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 niente affatto! Arrivo subito, immediatamente! Prego, prego, accomodati! Vieni, prego! Ah, sì, come posso, cugino? È il mio ombrello? E io non lo so, guarda, cugino, è proprio impossibile trovarlo, io guardo. No, ma tanto non può essere perduto. Sul manico c'è scritto il mio nome e sotto il mio indirizzo. Ah, oh, dirà che me l'ha prestato! Aspetta! Ah, quindi sei uscito ieri sera nel campo? Io in poco un alibi! Eravamo a Vogilab! Vogilab? Un alibi? Ma cosa hanno? Cioè? Le tue scarpe erano fangose! E io ragazzi li ho incontrati! Incontrati? Sai? No! E se li hai incontrati? Sì, li ho incontrati! Mi puoi dire dove, per favore? Erano in un posto. No, ma è falso! Eravamo lontani da Ruder Orsin! Cosa? Ho visto questi due signori al teatro Odeon. Eh? No? Odeon? No. Andiamo a casa con me per tutta la sera. Ah sì, con lui! Per tutta la sera! Eravamo con lui! Con lui per tutta la sera! Mio marito sta impazzendo! Sì, 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 adesso io andremo a battezzare il piccolo Potard, a respirare la brezza mattutina e a guardare in faccia tutta la gendarmeria francese. Levati che mi dà fastidio! Allora, cugino, cugino, lasciamo che si vesta. Vieni che ti faccio vedere i vestiti per il piccolo Potard. Sbrigati, eh! L'Odeon, L'Odeon! Ecco, tutta la sera! Tutta la sera, l'Odeon! Ma è falso! Eh? Sapete benissimo che il teatro di Odeon è chiuso d'estate? È chiuso? Sì! Ah sì? Davanti a due mogli non volevo dire ciò che sapevo! E che sai? Cioè, che cos'è che sai? Entra, cugino, dai! Arrivo, arrivo! Oh, ma siete due gran farabutti! Come? Lui sa tutto, io mi sto per sentire male. Io mi sto per sentire male. Che fai? Non lo so, ma quando io ho dei problemi mi stordisco. Oh, fammi stordire un po' anche a me. Vieni, assaggia pure questo. Ma è cura sala. Ah, è dall'Olanda. Da Nigone. È buonissimo! Grazie, grazie! È un velluto! Ah, sì, sì! Ah, i gendarmi! No, no!
carbone che ricompare come la macchia del sangue del Macbeth che compare in un bambino. Resto dell'acqua! Spazzola un sapore, presto, presto! Spazzola un sapore! Presto! Si alla padella! Ci laviamo! Ci laviamo le mani! Ci laviamo la padella, la padella! Dani, sei pronto? Ancora! Occupato! Occupato! E quindi ti laverai le mani tutto il giorno? È il mio compleanno e decido io cosa fare! Tanti auguri! Tanti auguri! Grande! Tanti auguri! Sì, il tuo compleanno! E non mi hai nemmeno ringraziato per la sorpresa che ti ho fatto! La sorpresa? Quella scatola di tabacco come ti sembra? Tabacco? Guarda, la faccio davanti! No, no, se lo apri svanisce la roba! Il tabacco? Come lettere! C'è qualcosa! Sicuramente qualcosa! Dai, caro! Brigati a vestirti che ti aspettiamo! Adesso uscirò! Andrò in prefettura, prenderò il passaporto e tra meno di mezz'ora sarò in America! E vabbè, il fuoco la vedi. Vedi qua! Oh, cugina! Oh, ma siete impazzita, questo è troppo! In che senso? Oh, due vestitine per il piccolo potato. Ah, oh, non parliamo di questo, sei o non sei il nostro unico parente della parte dei frutti mugliardes. Ah, oh, è vero questo, cugina. Questo è un gran coraggio. Non lo voglio chiedere. Allora, va bene, sediamoci. Quindi devi chiederlo a me? A tuo marito, almeno me. Cugina, che si tratta di denaro? Continua. Sai. Sì. È che mia moglie, durante la sua gravidanza, mi ha portato la rovina. Voleva mangiare sapore e meloni. Ah, io sentivo la tua scatola di sardine. No, erano meglio le sardine, perché meloni e fragole, sai? Cosimo a gennaio, ma temevo che il nostro piccolo sarebbe rimasto segnato. Ah, oh, mio piccolo, segnato come una voglia di melone, che orrore! Per farla breve, devo 1500 franchi a tutti vendono che mi fa caos. Ah, ma vabbè, devi pagarlo, siamo ricchi. Oh, cugina. Ma sai, a chi presteremo mai i nostri soldi se non a te, il nostro unico parente dalla parte, non lui, oh, che bontà, che bontà. Sai, cugina, ma... Cosa mi è successo? Mio marito è in giro. È un po' difficile da convincere. Non ci sono per nessuno! Dai, bisogna convincerlo, ti aiuterò. Ci sono. È domenica, la prefettura è chiusa e niente passaporto. C'è mia moglie. Facciamo finta di essere allegri. Sì. Amico mio! E come sono allegro, come sono felice! Non è tanto meglio, sai? Ah. C'è il nostro cugino che vorrebbe... avrebbe una richiesta da farti, ecco. Il mio testimone dell'accusa! Bene, beh, lasciaci soli, mia cara. Come? Lasciaci, ma... lasciaci! Ma dai, ma dai, me ne sto andando! Tranquillo, non ti preoccupare. Fatti coraggio, senza esitare, e affronto, potrebbe andare tutto bene. Siamo soli, parla piano. Vuoi parlare piano? Sì, sì, piano. Ebbene, putato, è terribile, non è vero? Tu mi hai visto, no, questa notte, insieme al mio amico? Sì, ti ho anche seguito, sai, sarei col per le muglie. Tutto quello che avevi di fronte a te con il mio ombrello. E piff paff pum. Oh, che sfortuna! Ah,
Ah, non ci metti, vero cugino? No, ma io è la prima volta che lo faccio, ti giuro, povera donna, povera donna. Ma sì, ma l'altra, dico l'altra donna, chi ci pensa, no? Ma come? Ma un altro è il piano di sopra. Ma sì. Ebbene, potardi, ho una domanda da porti. Ebbene, anche io cugino. Sì, e io, tu sei il nostro unico cugino dalla parte dei Fruit Mugliardes, se no non vuoi farci del male. Ecco, bene. Sì. Quando ti chiederanno del tuo ombrello, quello con la testa di scimmia sopra, terribile l'ombrello. Che cosa? Ecco, sì, bene. Tu digli che te l'hai perduto alla stazione di Versailles una domenica andando a vedere le fontane. Ah, che idea buffa. Sei d'accordo? Cioè? Grazie cugino, grazie. Sono ben disposto. Cugino? Sì? Ora anche io ho paura da chiederti. Ah, sai che non ho nulla da negarti, eh? Parla pure. E che si tratta di denaro, cugino? Vuoi ricattarmi, eh? Eh? Vediamo se adesso sei onesto e moderato. Quanto? 1500 franchi? 1500 franchi? Ma solo 1500 franchi? Ma per così poco? Ma certo, ma non ci sono problemi. Allora, oh, tieni cugino. Grazie da parte tua. È così generoso. 1000, ecco, sì, 500. Oh, cugino, ma che... Mamma sì. Aspetta, adesso che mi ringrazio, cugino. Sì, no, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno. Tu sì che sei un uomo forte, non hai paura di baciarmi. Che cosa? Allora entri nel tuo ufficio per scrivere al mio creditore. Sì, vai pure. Comunque, possiamo stenderci un velo su, no? Su cosa? Su questa notte dell'orrore. Andiamo dunque. È una bazzecca. Una bazzecca. Tu che sì che sei un uomo forte, una bazzecca. Cugino, ma stai tranquillo, non ne parlerò a nessuno. Ah, sì, grazie cugino. Grande però mia moglie. Ma come tua moglie? La prima pettegola del quartiere! Non posso nascondere nulla, lei ha un talento per tirarmi fuori i segreti! No, Potaro, ma tu non puoi dirglielo, Potaro! No, cugino, non posso... No, ma Potaro, aspetta, vieni qua! La banda del Grumè colpisce ancora, non si vede che per un centesimo. Eppure basterebbe che quel ragazzo restasse in silenzio e tutto si sistemerebbe, tutto. Rimarrà asfissiato. Bravo ragazzo, farà una brutta fine.
e quindi sarai in silenzio per sempre. Eh sì, arrivo! Arrivo! Farò una brutta fine per il ragazzo, sì! Fortunatamente ho aperto entrambe le finestre, altrimenti il signore che sta scrivendo la lettera rimarrebbe asfissiato. Ma perché mai quell'altro sta continuando a cogliere la scarpa sulla griglia? È curioso. Dice di aver massacrato una carbonaia, io credo sì, e che ha nascosto il suo cappello in una scatola. Boh, certo che i liquori danno proprio la testa. Il tabacco. Adesso il signore non c'è e mi riempio la pipa. Beh, cosa stai facendo? Niente. Vai, vattene allora. Subito, signore. Necessario. Dove vai? E no, niente, vado di là con Carmela per parlare della cena. Ah. Deve rimanere zitta. Di là? Ma a parlare con Carmela? Ma le tende di là sono chiuse, non si vede niente. Signora? C'è un signore di là che la sta aspettando per saldare un piccolo conticino. Ah, ok. Non ci va più. Non ci capisco proprio niente, deve esserci sicuramente un errore. Sì, e devo scoprire che di che errore si tratta. Ma vedremo. Carmela! È fatta. È terribile. Ma è fatta! Ora allora, ho detto, Carmela, ti do 1000 franchi per tacere! Nessuna risposta. E allora le ho detto, Carmela, ti do 2000 franchi per tacere e un treno per Catanzaro! Ma nessuna risposta, non volevo lasciare in attentato. E allora... E allora io mi sono innervosito. E allora mi sono avvicinato, mi sono inginocchiato. Lei mi fa un verso per scarmigli. Sì! Io le salto addosso, lei mi graffia e la afferro per il collo e inizio a stringere lei da un ultimo gemito. Ma... È fatta! Quanto è piccolo l'uomo! Ho sempre pensato che quella brava ragazza avrebbe fatto una brutta fine. Tutto gira come a un banchetto dei Lapadelli. E la linea di cuore di vendemmia tornare. E canta la sua canzoncina spinta. Della linea di codina e li segnalano per la faccia che avranno da morire da vena addio
presente la scarpa alla carbonaia? Come se ce l'ha presa? Non volete la vedere la viso la griglia che si contorce, tutto che gira, si rigira, chiu, chiu, chiu. Ti ricordi? Ti ricordi il cugino potato? Chiu, chiu, chiu. Bene, molto. Assaggia il gin, assaggia il gin. E Carmela? Carmela? Quack! Quack! Bene. Così i testimoni sono finiti. Finiti! 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 Tranne due. E chi? E tu? Certo che quello che sto per dire è un po' indelicato. Se io mi liberassi dell'englume? In balia di un ubriacone. E se mi liberassi di Misty, tutto si sistemerebbe. Va bene. Il coraggioso Misty! Il coraggioso Englume. Detto che quel lavadello mi dispiace ucciderlo, Mi dispiace ucciderlo. Lavadè? No. Devo fare caso a lui. Non appena trovo una via d'uscita. No, momenti, colpi in testa e... Sì. Perché... Non ci sediamo? Secondiamo le sue ultime volontà. Perché non mi leggi il giornale? Magari si addormenta. Ci troverai la storia di una sfortunata carbonaia. Molto sfortunata. Oh, hai trovato l'articolo? No. Questo martedì nella piazza di Luxor verrà in assalto l'obelisco di Luxor. Questo mercoledì mi prendo il salvo nella piazza Luxor, l'obelisco di Luxor del 1837. Ma è un vecchio giornale, 1837! 1837. Ma noi non siamo stati, non era battere la carbonaia, hai capito? Io che stavo per colpire! Questo mi fa riflettere, amico mio. Mi fa riflettere. 20 anni fa, così. Siamo salvi, hai capito? Sì. Io però ho ucciso altre due persone. Come faccio? Sì. Sai quanto me ne frega? Ho ucciso due, lei. Non ci sei tu, Michele? Signore? La signora la chiede... Ma non sei morta? Ma sembrerebbe... Ma dire 100 franchi per te, ma brava! E adesso è morta! Ne resta solo una, adesso! Ne resta una! Oh, cugino!
Anche tu non sei morto! Ma allora tieni anche per te altri 100 franchi! Bravo ragazzo, bravo! E i morti sono finiti! Finiti quei 30. Sono male di testa, ma se loro sono visti che ho ucciso io nell'altra stanza. Terribile! Che succede? È terribile, ha avuto la tua carta! Non trovo che mi aveva senza conoscenza! Ho ammazzato il gatto! Ho messo un gatticidio! Non te lo perdonerò mai! Soprattutto per quello che ho appena saputo! Che cosa? Dove è passato la notte? Vorrei saperlo anch'io! Non è così, Misty? Ebbene, te lo dirò! Tu hai passato la notte presso una cantina di basso rango. Io? Sì, da mamma Bobo. Oh! Ma si può celebrarlo? E andate a vedere chi leggerò tutte le spese che avete! Sì. 3 boccali di brandy con le ciliegie e 2 boccali di prugne all'acquavite! I nocciori, e inoltre un berretto e una scarpa da donna, un fermaio per i capelli appartenente alla ragazza del bar. Ho capito. Totale 64 franchi. Ma certo, 32 franchi ciascuno, hai capito, Misty? Ma come è? Sì, però io ti vorrei spiegare, c'è dell'altro. No, adesso abbiamo il battesimo, ne parleremo stasera. Sarà una notte tempestosa, bisognerà farsi perdonare. Ma questa è... Ancora? Ma non è che ho riportato a casa un terzo lavadero? Ma è sempre lui! Ancora lui! Oh, bene, se quel ragazzo si crede di dormire tutta la sua vita nel mio letto, si sbaglia di grosso. Carmela, portami un bastone, quel bastone. Sì, signore. Lo faccio vedere io. Sì. Anzi, no! Sai, Carmela, appena noi siamo usciti, tu raccogli le cose di Misty, gli attacchi un'etichetta sulla schiena con scritto cuoco per Brunswick, maneggiare con cura. Lo porterai alla stazione di Strasburgo, qui vicino, e lo lascerai andare. Sì, signore. Ma mi raccomando, trattalo bene. D'altronde, è un lavadette! Rendez-vous. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est une crise, ma fille, dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises et dit au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas que c'est super. Avec une autre, tu serais fini. Tellement dans l'antenne, comme tu le disais, pour ne faire rien chier seulement. Toi tu penses, rendez-vous. Il a dit, je suis gagnant.